E salve a tutti, superani, e bentornati in questo nuovissimo video. Nuova serie Resident Evil 3, come ho fatto per il 2, e ho pure fatto un sondaggio dove chiedevo se vi sarebbe piaciuta che la portassi, e diciamo ha praticamente vinto il sì, e vediamo un po' come va. Diciamo che quella del 2 l'avevo fatta soltanto perché mi volevo mettere comunque alla prova per vedere se riuscivo a completare una serie sul mio canale, e adesso vediamo se riesco anche con il 3. Come funzioneranno? Saranno video da 30 minuti, non c'è una schedule per quando usciranno perché non so ancora quanto mi peseranno i video e quanto ci metterò a caricarli. Però niente, questa è la serie. Sicuramente un sacco di altre persone ultra famose porteranno questo gioco, quindi a chi magari gliene fregherà di vederlo da me. Spero vada bene come serie perché quella del 2 non era andata benissimo. Magari adesso c'è un po' più di gente che mi segue, non solo per Tarkov, ma magari per altro, e vediamo un pochettino. Quindi niente. Nuova partita, costumi lascio quelli di questo, non metto quelli del classico degli anni 90. Quindi niente, nuova partita, facciamo standard e si parte. Vediamo un pochettino. Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Stanno verificando incendi. Erano venuto dal volto completamente sfigurato dalle ferite. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. Questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Nice. Ok. Allora, si parte. Non mi vedi i piedi? Ah, ci sono le mani. Madonna, quanto vicino. Ok. Televisione anche troppo funzionante. Finestra, ovviamente, è la prima cosa che si chiude, se no entra l'acqua. Che non riesco a capire se è entrata, però vaffanculo. Le ciabattine. La Raccoon City. E tutte cose magiche. Ma questo sembra troppo una foto da meme, molto schiacciata. Spero l'audio sia giusto, sia della mia voce che del gioco, che niente sovrasta nessuno delle due. Sicuramente nel prossimo cambierò, insomma, se sentirò qualcosa di sbagliato, sicuramente modificherò. Ora non so se sia normale che si veda così vicino adesso che è in prima persona, però è un po' fastidioso. Hello! Oh, it's me, Jill here.
I'm losing blood. Oh, sheesh. Va tutto bene, non è niente. Sei gnocca comunque. Lei si sparava in testa, ma tanto se spariamo in testa uno zombie non muore, one shottato. Questo incubo mi perseguita. Allora. Altri tre giorni, poi dirò addio a questa città. Oh, ottimo, accendiamo la luce. Ok. Si può fare passo passo dall'uno? No, ok, solo quello che mi dice lui. Rapporto di Jill, qui leggetevelo voi. Mettete in pausa, fate quello che volete. Bene. Umbrella, appunti sulle indagini. Bla bla bla. C'è qualcos'altro? No, solo quelle due. Ok. Ah, adesso la televisione funziona. Non piove più. Ok. Io ho letto anche un po' di recensioni e non ne parlavano benissimo, però vedremo un pochettino insieme. Lettera non inviata. Ok, ce ne andremo via tra 5 giorni. Qua, se me lo... Ok. Messaggio da un collega per Jill Valentine. Ah, bene, non so se fuori si è sentito qualcuno urlare, ma alla grande. Sì. Grazie colleghi che ci avete dato la maxi pizza, infatti era buonissima. Qui spaghetti! Cottura... Vabbè, si riesce a leggere. Posso entrare? Ma questo coso è sempre acceso? Tutto normale per adesso. Ora si inizia. Intanto settembre 2007, Raccoon City. Che diavolo è? Non lo so, proprio il frigo. C'è qualcosa per me? No. Nice. Andiamo a prendere sto telefono. Una cosa che mi piace che hanno aggiunto per chi ha giocato la demo è magari il coso. La schivata. Sentiamo che c'ha da dire. C'è. Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo. Vattene via da lì. Ora, subito. Ok, fammi prendere. È un cazzo. Fammi prendere un cazzo di niente. Parte così a bomba. Hey my lovely friend, how are you? Con la bomba sul petto. Vabbè, una porta sicuramente lo potrà fermare. È il nostro migliore amico quello lì, che ci accompagnerà per tutto il gioco.
Devo andarmene da qui. Corri, scappa, c'è lei. Ovviamente tutti l'avranno cantata. Ma vaffanculo, cadi, bastardo. Aiuto una sega. Hello again. Guarda, in posizione anche perfetta per quel tentacolo. Queste inquadrature molto belle. Porca merda, grazie esplosione, mi hai fatto fare più veloce. E vaffanculo. Senti, se vuoi possiamo andare a letto insieme se sei arrabbiato. Sei un bel fustone. Sarai dotato. Oh merda, via 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 via. Nice! Ora sfonda tutto. Tanto può sfondare quello che vuole. Anche il mio culo! La fuga ha inizio. Da questa parte! Ah, amico! Stai bene? Alla grande! Non ne ho proprio idea. Pare che ce l'abbia con gli unici due stars rimasti in città. Tu e io. Io me la squadro. Guarda Tito, più tempo passa, più siamo fottuti. Chiamiamo Claire, Leone e distruggono tutti. Come è potuto succedere così in fretta? Non lo so, ma i casini non arrivano mai da soli. È molto peggio di Harkley. Hello helicopter. Eccole gli zombo. Poi quanto scattosi da lontano. Corri, scappa lo zombo, c'è. Bellino lui. Andiamo, signor pane. Vabbè. Perché lui è intelligentone a tenerla con un braccio solo, no? Ti prego. Siamo ancora una squadra. Certo. Allora non mandare tutto a puttane come me. Vai. Perdono. Hello. Can I have the pistol? Scusami. Thank you. E pane, dove l'hai lasciato? Sì, estrai e spara. Vaffanculo, se ne rimane lì. Guarda, posto. Preferisco non sprecare le munizioncine. Hello? Via via. Ok, sarà fatto. Signore, sta bene. E invece mi avvicino. Non ha sentito. Un elicottero sta venendo a salvarci. Salvarci. Io non mi muovo da qui. Vai, vai, chiuditi. Ah, se lo dici te, ciao. Ok, da qui. Bellini loro.
Eccolo. Il bavoso. Ok, già mi fa schivare, quindi top. Lui non ha magari niente che mi può servire. No. Eccolo. Il più bello dei due. Uole. Suka. Poi no, vabbè, nemmeno posso dire. Poi ditemi se mettere il vestitino quello classico, perché tanto va a sapere quanti ne registrerò in un giorno. Vediamo. Sono arrivato? Mi tirate su o mi sparate? Non ne so mai. Eccoci. Eccoci. Ovvio, no? Troppo facile scappare così. Hello! Yeee. Un'epidemia zombie, una macchina che funziona, cosa? Ora non si avvierà subito e dovrò spalmare spazio. Brum brum. Uno stronzo. Ah, da tenere il primo. Cioè, Nemesis mi potrebbe benissimo tipo spezzare il collo in un 3 secondi. E invece no. Strangolava, ci provava. Premessa, non ho mai giocato a quelli vecchi, eh. Come ho fatto con il 2. Oh, ora è più bello. Dove vado? Ma che bello. È anche smart. Oh, ciao bello. Ehi, tranquilla, ci sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos, ti porto via da qui. Hello? Andiamo in un posto sicuro. Io sono Carlos. Forse siamo al sicuro. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Qui dove? Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Ehi, non morto, sai. Ma capisco. Andiamo. Guarda, se vuoi andiamo in bagno e facciamo delle cose magiche. A posto, vai, vai, in quella porticina, c'è il bagno. Ehi, cosa diavolo è quel mostro? Non lo so. Mai visto nulla di simile. Ma non è un zoo. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Sono i tipi ostinati. Per niente, è tutto tuo. Tranquilla, sei in buone mani. Bene. Della divisione contromisure minacce biologiche della Umbrella, UBCS. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Siete voi la causa di tutto questo. Ehi, ehi, ehi. Cosa vuol dire? E spari in testa! Scusa. Ma io devo andare a rifugio. Avanti, da questa parte. Madonna, mi stava per tirare un ceffo. Dino Bites, bellini. Gli M-Mans. Ecco, già parte la demo. Praticamente. Terminator lì. El Squido. El Squido. Vabbè, bellissimo. Capitano,
Alla signorina serve aiuto. Stava. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ok. Qual è la situazione? La città merda è la situazione. Isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Mm-hmm. Tris, meglio che tu. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Prego. Okay, prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è la radio. Oh, stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra. Troverai dei rifornimenti. Ok. Quindi let's andiamo. Articolo di un giornale scandalistico, bla bla bla. Leggete tutto. È a posto. Avete letto? Bene, possiamo proseguire. Qui c'è nulla da leggere. Vediamo se hanno aggiunto qualcosa, magari. Jill, sono ancora io. Sei già uscita? Sono appena andata su. Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Andrò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto, vado subito. Pianta verde. Volverei da sparo. Questo lo so allora, quindi ok. Ora i comandi sono diversi, ok. Bello, piantina magica. 20. Nice, così. Un po' più buona. Non ho chiavi, nice. E si combinano i proiettili. Bene. Qua si salva, qua c'è un orologio strano. Che forse qua ci sono da mettere cose. Forse potrei riuscire a farlo funzionare se solo trovassi qualcosa da infilarci. Allora, per adesso infilo via questo. Che tanto fino a che non trovo un'altra verde mi serve. Poi salvo di già. E ok. Allora, qui c'è per miscelare le... Ok, sì, vabbè, almeno che non hanno cambiato qualcosa. Due piante verdi, massima efficacia verde e rossa, o se no tre verdi. Però se metto anche la blu, se esiste qua la blu, diventa anche che toglie l'avvelenamento e dà un buff alla difesa. Prendiamo un po' meno danni. Ok, a parte quello non c'è nient'altro. Andiamo avanti. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno.
Allora, scrivata, so come funziona. Lì che cosa c'è? Niente, solo un cuscinetto. Allora, qui non c'è nulla di che, sto zombie mi segue. Comunque a me piace tanto la scrivata perché... cioè, diciamo, con me è andata un po' così con Resident Evil 2. Ho finito la campagna con Leon, poi, diciamo, l'ho lasciato lì, Resident Evil. Poi, pochi, insomma, diciamo... no, forse 5 giorni fa circa... niente, non mi ha funzionato la schivata qui. Qualche giorno, 5 giorni fa, ho rigiocato anche la campagna con Claire. Però prima avevo giocato alla demo di questo. Mamma mia, come avevo notato subito la differenza nel con la schivata. Cioè, prima dovevo aspettare, girare e aspettare che lo zombie facesse un altro giro, eccetera. Mentre adesso tanta lana, cioè, si schiva, ci sono meno munizioni. Che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. No, tipo come te è abituato alle situazioni scottanti, no? Fottiti. Ok, non abbiamo fatto molto, ma siamo praticamente arrivati a 27 minuti. Quindi niente. Spero che vi interessi, lasciatemi comunque qualche feedback sotto, poi vediamo se riuscirò a finirla o meno, in base a come andranno i video vedrò se continuare o se continuare comunque anche se non vanno benissimo. Tutto per il fattore dei giga che ho a disposizione. Non so quanto mi peseranno, perché stavolta li monterò con Premiere, visto uso sempre Sony Vegas. Quindi niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Vediamo se lo faccio arrivare proprio a 30 minuti. Ora arriveranno delle parti un po' più interessanti nel prossimo episodio e poi vedremo un po' quanti riuscirò, insomma, come saranno disposti i video e nei giorni, eccetera. Quindi niente, noi ci vediamo nel prossimo video, spero che il primo vi sia piaciuto e che magari vi piaccia come lo porto io. Non è niente di speciale, magari sono proprio un coglione anche mentre ci gioco, non lo so, magari diverto anche. Boh, fatemi sapere, mi fa sempre piacere sapere sia critiche che siano costruttive, qualsiasi altra cosa. Quindi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Let's go!